Gelmini, Crippa, Greco. Greco. Zanna sta arrivando al posto. C'è Gelmini. La vedo, la Gelmini. Non tolga la tessera però. Bene, abbiamo dato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 401, votanti 360, astenuti 41, maggioranza 181, favorevoli 106, contrari 254, la Camera respinge. A questo punto siamo al 4.52, Mazziotti di Celso. Chiede di intervenire con Mazziotti, prego. Sì, grazie Presidente. Per ringraziare relatori e governo di avere dato un parere favorevole su questo emendamento che sopprime una norma introdotta precedentemente che era un esempio dei pasticci che si possono fare seguendo i suggerimenti che arrivano da lobby o categorie varie. Perché si era previsto nella norma che andiamo a sopprimere che tutti gli incarichi di perizia dati dai PM sui procedimenti nei quali ci sono omicidi colposi stradali o lesioni diciamo, nascenti da queste nuove norme dovevano essere assegnati per forza iscritti agli ordini degli ingegneri o dei periti industriali, omettendo il fatto che queste perizie, che sono a spanne 70-80 mila l'anno, se uno vede il numero dei processi che ci sono, richiedono interventi di esperti di molte materie, non necessariamente di ingegneri e di periti industriali, e anche che ingegneri e periti industriali non necessariamente sono esperti di incidenti stradali e che quindi prevedere una riserva di questo tipo era semplicemente creare l'ennesimo giardinetto di competenze, peraltro in un campo in cui l'autorità antitrust aveva detto chiaramente che non ci dovevano essere riserve. Scelta Civica che ha, come si sa, sempre a cuore la protezione della concorrenza, soprattutto in settori come questi molto delicati, dove creare delle riserve per di più a favore di soggetti che non sono affatto sempre qualificati per questo, che ovviamente possono esserlo, ma non lo sono sempre, è particolarmente importante. Quindi ringraziamo nuovamente relatori e governo per il parere favorevole e siamo molto soddisfatti che si sia eliminato questo pasticcio dalla norma. Grazie. Grazie a lei. Altri che intendono intervenire? Non mi pare. E quindi con il parere favorevole del relatore di maggioranza, di quello di minoranza e anche del governo, 4.52 Mazziotti di Celso, la votazione è aperta. Greco? Ci siamo? La votazione